la mia vita passata l'ho compresa da qualcosa. Allora, a quando ero bambino, stavo a bruciare i finocchi, intendo proprio la verdura, finocchi, sul fuoco. Bruciavo i finocchi sul fuoco. E uno direbbe, ma cosa c'entra questa cosa? Perché ho saputo che l'Inquisizione, quando metteva a bruciare le streghe, metteva le verdure, anche i finocchi, li metteva sotto dove c'era da ardere la legna, perché i corpi davano meno odore. E quindi mettevano i finocchi a bruciare, le verdure a bruciare. Allora un bel momento, ricordandomi questo, quindi già un indizio, poi c'è il fatto di una voglia che ho dietro sul sedere, che nessuno me la vede, una voglia bianca, che sarebbe riconducibile a un tocco. Nel Medioevo era riconducibile a un tocco di cosa? Finocchi. No, un tocco del diavolo. E quindi cosa succede? A un bel momento, io non lo sapevo nella scorsa vita, i miei genitori, i miei congiunti mi dicono, guarda, tu devi entrare nella chiesa, abbiamo pensato che tu devi entrare nella chiesa, allora chiaramente la chiesa cattolica si intendeva, perché così non ti troveranno mai, se no ti metterebbero a rogo, una volta perché se solo ti sposi, tua moglie vede che hai questa macchia bianca, ti denuncia e ti mettono a rogo. I miei genitori non mi denunciavano perché a rogo sarebbero andati anche loro. È una volta nel Medioevo. Nel Medioevo. Allora un bel momento cosa succede? Quindi entro nella Chiesa Cattolica, entro nei Gesuiti, entro nell'Inquisizione. E volevo fare il maestro inquisitore, mestiere normale, no? Come tutti. Maestro inquisitore, allora prendo e vado anche nelle congreghe, quelle congreghe che facevano per entrare la prova del fuoco, la prova dell'acqua e la prova del veleno. In realtà ti davano del sidro dicendo questo è fuoco, questa è acqua e questo è veleno, in realtà era sidro. Sidro era quello che beve, sì, ma glielo diedero a Gesù sulla croce. Ah, non sapevo, questa su una spugna, spugna, ecco perché danno. È una spugna. Quindi era ammanicato dappertutto e metto questo gruppo per la caccia alle streghe. In realtà io dovevo fare in modo che le streghe non venissero scoperte. Dovevo agire all'incontrato. Allora un bel momento, Mauro si preoccupa che forse stanno facendo la messa nera nella chiesa. No, io intanto sento però dei rumori, allora vado a vedere, ci sono in giardino delle persone, ma credo che siano dei urbex, anche loro. Sembra una setta. Beh, in breve, metto su questo gruppo di persone per la caccia alle streghe. Ma già hanno paura perché pensano che sono quello del comune. Io cosa succede? A un bel momento dovevo agire all'incontrario. Devo agire all'incontrario cercando di non far beccare le streghe. Arriva poi uno dicendo voglio fare io il boia, oltre a quel gruppo che boia c'era. Perché cercavamo il boia. Però non voleva soldi. Perché lui in realtà era lo stregone che lavorava per noi per avvertire le streghe da una parte e fare praticamente, lui disse io faccio il boia gratuitamente, gratis, come si diceva, però in cambio voglio il corpo della strega che viene messa a rogo, della strega e stregone, perché in realtà lui era praticamente un pagano e facevano ancora i riti pagani che cremavano le persone. In realtà a quei tempi le persone venivano messe nella tomba e basta. La cremazione è anche un rito pagano, quindi noi davamo il corpo al boia perché così faceva il rito pagano. Allora cosa succedeva? Noi ricevevamo un sacco di denaro
per poter poi posizionare queste streghe in un cimitero sacro. E nessuno le voleva, quindi bisognava pagare molto per poter avere un posto per poter mettere, dare degna sepoltura alle streghe. Allora, invece noi non dovevamo fare questo perché il corpo veniva dato al boia e quindi venivano un sacco di soldi. A un bel momento io cercavo di non far beccare mai le streghe. E cosa succede? Per non farle beccare, quando prima di tutto il boia le avvertiva, quindi già alcune scansavano. Poi quando anche prendevamo delle streghe, degli stregoni, prima di tutto i documenti, anch'io ce l'avevo certificati, praticamente si potevano riscrivere perché io avevo libero accesso agli atti, avendo il libero accesso agli atti, dove la strega diceva sì, io sono una strega, ammetto di essere una strega, in quegli atti io li diversificavo e toglievo quelle parti, proprio per fare in modo che la strega non venisse. E batti il pane e salta fuori la strega, batti il pane e salta fuori la strega, non è più detto, è proprio canto. No, noi dicevamo che il pane salta fuori la strega. Allora, è Halloween, Mauri. Se lo vuoi festeggiare, si festeggia così. Eh sì, no, è vero. Allora, un bel momento, però, e poi anche, per esempio, il fatto dei crini di cavallo, no? A volte si potevano mettere... Allora, se avevi i capelli rossi, mettevano la rosa. Allora, i capelli rossi venivano tagliati e venivano messi in un... praticamente in una cosa di vetro per analizzarli, ma questo vetro non era trasparente come il vetro d'oggi, non veniva mai aperto e quindi si poteva benissimo modificare mettendo un crine di cavallo e dopo non era più quel colore rosso, si modificava col tempo perché il crine di cavallo tagliato poi cambia colore. E quindi quel rosso lì dopo non lo trovavano più. Quindi in tante maniere si riusciva a eludere la cosa per fare in modo, o anche diciamo approcciare la strega facendo dei gesti imparati ovviamente dal boia, gesti imparati dal boia per evitare che la strega potesse in qualche modo andare incontro a dire sì, ad ammettere che fosse la strega. Ne salvavamo tante, altre no, chiaramente avevamo ormai un giro d'affari, nel senso il boia faceva gli affari per conto suo perché era un religioso pagano, veniva pagato dai pagani e io venivo pagato, noi venivamo pagati dalla chiesa. Se ma non avevamo in realtà non avevamo in realtà le spese che avremmo dovuto avere, cioè quelle di mettere a dimora in un cimitero le degne sepolture. A un bel momento però andiamo alla casa del boia perché un collega insospettito dice dobbiamo andare a fare un giro alla casa del boia a vedere come lavora tutto quanto. Quando siamo andati alla casa del boia con la diligenza, col calesse, un attimo che mi gratto la testa, a un bel momento il boia aveva finito uno dei suoi riti pagani, quindi il collega se ne accorse e voleva denunciarci. A quel punto poteva andare al rogo. Invece cosa è successo? Mauri, se non me ne preoccupo io, non te ne devi preoccupare neanche tu. Se inizio a preoccuparmene io, allora c'è da preoccuparsi. Sta tranquillo perché io sono sempre da una parte e sento bene dall'altra. Sì. Allora andiamo alla casa del boia. Si vedeva che quindi il collega voleva denunciarci. Però il collega in realtà cade sotto, scusate l'espressione. Sì. Allora io dico, ma qua sono tutti santi, sapete cos'è in gergo mafioso, tutti santi? Sì, un ma un. Qua sono tutti santi,
questo qua vuole riuscire a fare qualcosa. Allora, un bel momento, torniamo sulla carrozza, torniamo a palazzo, perché ci avevamo fatto dei bei palazzi, e a un bel momento questo, tutto arrabbiato, tutto, arriva però quello della dirigenza, c'è da pagare, perché l'avevamo presa in, come un taxi, no? C'era da pagare la dirigenza, c'è da pagare la dirigenza. Io ho detto, devo trovare i soldi, devo trovare il denaro. Allora il collega, e quindi abbiamo evitato tutto, perché ero io che facevo girare, no? Così tutto a posto. E allora, il punto qual è? Abbiamo salvato un sacco di vite a povera gente che non c'entrava un bel nulla, e mi sono salvato io stesso. Non potevo fare una vita diversa. Non avrei potuto fare una vita diversa. Vabbè, in breve, concludendo, divento anziano come tutti a questo mondo, e allora, non riuscendo a fare il bagno da solo, proprio da anzianissimo, un giovane che mi aiuta a fare il bagno vede la mafia per primo, va ad avvisare gli altri, poi mi denunciano e mi hanno fatto finire a rogo. Quindi si è finito a rogo. Allegria. Quindi conclusione, Mauri? Conclusione che nella sua vita precedente lui se l'è cavata fino a quando non l'hanno scoperto. Quando facevo l'inquisitore. Hanno fatto Gemini a rogo. Non potevi immaginare. No, veramente. Io pensavo più partecipazione, ma evidentemente era una storia un po'. Quindi faceva l'inquisitore? Allora, sì, io ho fatto l'inquisitore. Maestro inquisitore. Allora, il punto qual è, cari amici? Non è che dovete crederci per forza questa storia. Se ci credete, certo che io ci credo. Però, allora, prendetela così, come racconto di Halloween 2020. Oggi siamo al 29 ottobre 2020, naturalmente Gennaro Giannini, youtuber Mauri, Lillo Mangano e Magda. 86? Ma 79 serve. 79 serve. Devo ricordare tutti i nomi. Qua a Garbagnate al... alla chiesa, all'ospedale di Garbagnate per Halloween, il racconto per Halloween. Bene, e si continua intanto con a fare l'urbex, continuiamo a fare l'urbex. Quindi al 29 adesso. Di ottobre 2020. La chiesa era occupata, si vede che sta facendo un set cinematografico, proviamo a fare entrare dall'altro. Va a sapere. C'è un gruppo di persone all'interno della chiesa.